Le Pane di San Martino, le Dolomiti, il comune di Transacqua, il Trentino orientale. Ben ritrovati con Agri Sapori, il piacere del buon gusto. Siamo tornati su questa terra meravigliosa perché va in scena il concorso di quest'anno dei comuni fioriti italiani. Beh, è un percorso che facciamo con Asproflor nel presentarvi annualmente che cosa succede. Abbiamo documentato qualche mese fa le candidate italiane all'Entan Florale, al concorso internazionale. Savigliano in provincia di Cuneo, Sordevolo in provincia di Biella, che hanno ottenuto due belle medaglie d'argento. Oggi seguiremo le premiazioni dei comuni fioriti italiani e poi capiremo quali saranno le prossime candidate italiane proprio al concorso internazionale. Insomma, un appuntamento che da alcuni anni portiamo nelle vostre case. Allora da Transacqua, con lo sfondo delle Dolomiti, vi auguro buona visione anche di questa puntata di Agri Sapori. Presentare la qualità di un ambiente, la vita che lega un territorio che il Padre Eterno ci ha donato, ha anche la capacità dell'uomo di metterci del suo, io credo sia l'altro importante. Marino Simoni è il sindaco, il primo cittadino qui a Transacqua e con piacere posso dire che ogni tanto noi ci troviamo e chiacchieriamo un po'. Dopo l'esperienza con l'Entan Florale, il risultato ottenuto, questa volta il tuo paese ospita proprio la consegna dei premi dei comuni fioriti italiani. Un altro bel momento soprattutto per parlare di una località bella dal punto di vista turistico. Sì, l'obiettivo di fondo che ci riproponiamo, e io credo che si ripropone poi tutto il circuito dei comuni fioriti d'Italia, è quello di far conoscere le nostre località, soprattutto località che hanno delle eccellenze, che fanno un percorso ecosostenibile, e credo che questo è il primo grande obiettivo. Il secondo è quello di incontrare un grande numero di amministratori che hanno tutti i loro problemi, ma però che anche dentro queste iniziative riescono a condividere un certo tipo di percorso, ma soprattutto un ottimismo prima di tutto. Io credo che con un po' di serenità, guardando a quello che si può fare, a valorizzare il volontariato, la voglia dell'impresa di esserci, dal florivivaista a chi collabora dentro le strade, le contrade, dei borghi, dei villaggi, delle nostre città, io credo sia un dovere fondamentale dell'amministratore. Il messaggio che lanceremo anche oggi e che voglio sottolineare anche a chi avrà l'opportunità, attraverso anche questo importante strumento che è la televisione, di avvicinare queste iniziative, questo percorso, è proprio questa. Io credo quanti più siamo, tanto più bene portiamo al paese Italia, tanto più bene portiamo alle nostre contrade e ai nostri paesi che vogliamo amministrare al meglio. Sindaco, durante la visita della giuria internazionale, tempo addietro, noi abbiamo avuto la possibilità di goderci il tuo paese e Toni Gavazza dalla regia ci regala quelle immagini. Presentiamo Transacqua, regaliamoci un attimo della tua località. Beh, Transacqua è un paese turistico del Trentino orientale, noi viviamo nella conca del Primiero, sotto le Dolomiti che oggi sono patrimonio dell'umanità, le Pale di San Martino sono il nostro emblema turistico, è la nostra fondamentale proposta, siamo in un ambiente incontaminato, il nostro territorio è interessato dal parco naturale di Paneveggio Pale di San Martino, è una realtà, come dicevo, fondamentalmente turistica che però ha anche dinamiche legate al settore zootecnico, all'agricoltura, la filiera lattiero-casearia è una delle altre forti realtà economiche del nostro territorio. La tutela delle acque. La tutela delle acque. La nostra realtà si distingue in maniera particolare per una forte vocazione legata all'idroelettrico. Siamo una grande realtà gestita dai comuni che produce energia e siamo su un percorso che oggi sta incrementando questa proposta in funzione dei nostri cittadini, ma anche della qualità della vita per gli ospiti che speriamo siano sempre molto attratti anche da queste bellezze naturali
e da quello che sono diventati poi i nostri paesi, perché dentro questo percorso, anche sposando proprio quella dialettica tra la natura e quello che può fare l'uomo, abbiamo fortemente spinto sul fiore, sui parchi, sull'arricchimento anche delle, diciamo, di quella che è la qualità del nostro, dei nostri centri abitati. Comuni da 3.000-20.000 abitanti va ai comuni di Peschiera del Garda, sempre come secondo premio. Renzo Marconi, presidente Asproflor, ancora un'opportunità per AgriSapori di parlare del grande concorso Comuni Fioriti. Ci si ritrova, è una strada che percorriamo insieme, anche quest'anno abbiamo documentato le città che ci hanno rappresentato a livello internazionale, oggi si premiano i comuni italiani e c'è il cambio, c'è il passaggio, il testimone per le future rappresentanti italiane al prossimo Intan Floral. Renzo, a te la parola. Quest'anno comunque l'Italia ha avuto questo ottimo risultato sia per Savigliano che per Sordevole, di due bellissime medaglie d'argento, sicuramente meritate. Il lavoro svolto è stato davvero egregio e hanno fatto sì che davvero l'Italia rappresentasse molto bene a questo concorso europeo, che la prevenzione si è svolta a Venlo nel mese di settembre. Allora, oggi ci sono anche i premi, o meglio i riconoscimenti, per i comuni italiani che sono sempre in aumento all'associazione, alla grande famiglia dei comuni fioriti. Ma questi premi ce ne sono davvero tanti e da quest'anno abbiamo voluto, tra i primi quattro fiori praticamente di queste quattro categorie, dal comune turistico al comune fino a 3.000 abitanti, al comune da 3.000 a 20.000 e oltre i 20.000, trovare davvero quale comune si è impegnato maggiormente per fiorire il territorio. Quindi questo premio ambito di quattro fiori non più colorati di rosso ma colorati d'oro è andato al comune di Pré-Saint-Didier della Valle d'Aosta, che ci ha regalato una medaglia d'oro in passato. Nel 2009 ci ha regalato la medaglia d'oro sempre al concorso europeo di Intan Floral e sempre nel 2009 ha avuto la fortuna e la volontà di ospitare la prevenzione nazionale dei comuni fioriti. Siamo a Transacqua, ho appena incontrato il sindaco, penso che dobbiamo fare un ringraziamento anche a loro. A Marino Simoni è un grandissimo uomo, un grandissimo personaggio, se davvero tutte le amministrazioni fossero come lui, davvero l'Italia andrebbe sicuramente meglio. E ancora proprio solo un istante, noi incontreremo anche alcuni rappresentanti dei paesi del sud. Quest'anno si sono davvero iscritti dei paesi del sud, che questo mi fa molto piacere, quindi da Sinagra, comune storico, si è aggiunto Terme Vigliatore sempre a provincia di Messina e Custonaci in provincia di Trapani. Però non voglio dimenticare che l'anno scorso come prima new entry della Sardegna Sorradile e quest'anno si è aggiunto Triei con due ottimi risultati anche per loro, davvero bravi. Quest'oggi c'è stato il passaggio di consegna dal villaggio di Sordevolo al villaggio di Etrub Valle d'Aosta e dalla città di Savigliano alla città di Spello. Quindi altri due comuni meritevoli di rappresentare l'Italia in questo prestigioso concorso che sicuramente faranno di tutto per guadagnarsi davvero il titolo di Comune Fiorito Europeo. Italia. Fiorire è veramente accogliere, chi fa una scelta legata ai fiori fa una scelta di libertà, ma una scelta anche di progresso e di speranza per il futuro. Grazie ancora. Allora amici cari, passaggio di testimone, che cosa vuol dire? Che altre due località italiane ci rappresenteranno a livello internazionale. Una di queste è Spello. Ci fa molto piacere. Il vice sindaco Antonio Luna. Esattamente. Lascio a lei la parola perché spendiamo due parole su Spello, presentiamola insomma, e poi in bocca al lupo già da adesso. Ma guardi, Spello è un comune di 8.650 abitanti, è al centro dell'Umbria, è un comune che è ai piedi del Monte Subasio, quindi ha stretto contatto con Assisi, è un comune francescano anch'esso per tutta la storia che San Francesco ha lasciato anche nel nostro territorio. Va detto che dal punto di vista invece dei fiori noi abbiamo importanti manifestazioni come l'infiorata che da 100 anni caratterizza il nostro territorio, 2 chilometri quadrati di manti floreali che trasportano nella nostra città mediamente 80.000 visitatori per ogni edizione, e inoltre abbiamo da circa 10 anni la manifestazione Vicoli Fioriti che abbiamo voluto come amministrazione comunale e come Prospello proprio per far apprezzare non solamente i monumenti principali ma i tanti splendidi vicoli che caratterizzano il nostro tessuto urbano. Va detto che da questo punto di vista la cosa importante, quella che ci riempie di orgoglio, è che questa operazione è svolta per l'amore, per la cura, per l'impegno diretto di tante famiglie spellane che credono nella logica di fiorire e accogliere. Non lo fanno solamente per il turismo, lo fanno perché questo migliora la loro qualità della vita. Voglio approfittare per
ricordare un personaggio che si chiamava Giovanni Castellani e che era uno dei grandi protagonisti di questa manifestazione. Guardate che la giuria internazionale, noi l'abbiamo vista lavorare, sono severissimi, dovrete lavorare in un modo pazzesco. Ne abbiamo avuto la sensazione, ma la voglio leggere in termini positivi. Da tempo l'amministrazione comunale ha un progetto di sviluppo turistico che passa sul versante della qualità ambientale e paesaggistica. Noi abbiamo dei territori magnifici, anche confini con la parte monumentale e murata. Ora, l'impegno che ci viene richiesto sul versante proprio della cura di questo territorio, credo e spero ci possa aiutare anche sulla preservazione del nostro straordinario paesaggio. Che dire, in bocca al lupo? Crepi, grazie. Hai piano, hai piano. Vogliamo vedervi bene e curate soprattutto. È elegantissima. Anche quest'anno, amici cari, in occasione della premiazione dei comuni fioriti italiani, beh, un momento straordinario con le Miss. Non è la prima volta, lo sapete già. Allora noi ci siamo intrufolati nei camerini, chiaramente in un momento di pausa. Hanno degli abiti stupendi perché sono abiti tutti ecologici, prodotti a Brigano Varese. Chi ha le parti delle lattine, i cavi elettrici, i CD, i tappi di bottiglia, le confezioni, le cartucce del caffè, pensate, le ricariche, insomma, i sacchetti dell'immondizia, sono abiti meravigliosi, però regaliamoci un attimo, conosciamole, chiediamo a loro come si chiamano e da dove arrivano. Tu? Sono Chiara e arrivo da Davagna, in provincia di Genova. Qui abbracciamo gli amici della Liguria. Sono Marcela, vengo da Mede, provincia di Pavia. Lombardia, Liguria, Lombardia, qui dove siamo? Sono di Transacqua, quindi provincia di Trento. E ti chiami? Federica Orsinger. E lei è Federica che gioca in casa, perché lo sapete, siamo appunto a Transacqua. Poi? Io sono Elena Dresti, abito a San Michele di Mondovì, in provincia di Cuneo. Io sono anche Elena Berti, vengo da Peveragno, in provincia di Cuneo. Qui c'è il Piemonte, eh? Io sono Chiara Moruzzi, vengo da Farnese, in provincia di Viterbo. Ma che bella questa parlata, io so proprio di lì, eh? Io sono Laura e vengo dalla provincia di Torino. Ecco, poi? Io sono Isabel e vengo da Cicale, in provincia di Catanzaro. Perciò avete visto, dalla Calabria abbiamo attraversato la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, il Trentino. Pensate che meraviglia. 8 ragazze splendide che hanno raggiunto Transacqua, qui in provincia di Trento, in questa occasione, per sfilare. E poi magari vedremo anche chi è che vincerà. Ma ricordo che stanno indossando degli abiti ecologici che hanno realizzato gli amici di Briga Novarese. Con i sacchetti della spazzatura. Facciamo ancora un giro perché lo meritano questi abiti degli amici di Briga Novarese che li hanno confezionati e che tutti gli anni fanno delle sfilate. Questi sono dell'ultima sfilata. Che bello! Complimenti, cappelli! Li abbiamo fatti già soffrire abbastanza, dai, sindaco, sei pronto a stringere la mano? Niente po' di meno che a Federica Orsinger! Poco fascia anche a te di rito. Massimo Tamone è il sindaco di Etruble, che è un paese della Valle d'Aosta che ci rappresenterà all'Entan Floral per la prossima edizione. Allora, passaggio di testimone, una responsabilità mica da ridere. No, una bellissima responsabilità, perché ormai sono anni che partecipiamo al concorso e siamo convinti che coi fiori possiamo rendere i nostri paesi sempre più belli, più accoglienti, e anche in un momento come questo di difficoltà dimostrare che si può andare avanti, anzi, e si può fare tanto. In valle sono già arrivati riconoscimenti importanti in altre località, delle medaglie d'oro, pensate, perciò anche voi dovrete lavorare assiduamente. Sicuramente, ce la metteremo tutta e cercheremo di coinvolgere una volta di più i nostri cittadini per rendere il nostro paese sempre più bello. Ecco, vogliamo ricordare a chi ci ascolta dalle altre regioni dove siete, chi vuole raggiungervi, come fa? Ma noi ci troviamo in Valle d'Aosta, sulla strada del Gran San Bernardo, quella che collega Aosta con la Svizzera, quindi attraverso il traforo del Gran San Bernardo tutto l'anno e attraverso il colle durante la stagione estiva.
estiva, quindi a 1300 metri di altitudine e 516 sono gli abitanti. Scenari meravigliosi e anche sapori. Sì, Etruria ha conservato quell'aspetto tradizionale, quindi non è stata devastata dalla grande costruzione degli anni 60-70, quindi natura, foreste, agricoltura e turismo convivono molto molto bene. Allora anche a voi, in bocca al lupo, mi raccomando, perché sono severi, della giuria internazionale. Grazie, sicuramente ce la metteremo tutta e vedremo come andrà. Andrà bene, dai! Vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori del concorso Comuni Fioriti e il presidente Marconi per questo invito che dimostra l'attenzione degli ambienti professionali della floricoltura italiana per gli eventi internazionali. Sono in compagnia di Claudio Moreno, che a parte essere ambasciatore, lei è commissario generale di che cosa? Di esposizioni mondiali, voglio dire. Sì, dell'esposizione mondiale, quella rilevante per questa riunione è l'esposizione mondiale ortofrutticola e floreale di Venlo in Olanda, che si chiama Floriade 2012. Questa è una delle esposizioni che quattro volte ogni decennio vengono svolte con questa target particolare, che è quello lì di portare il meglio dell'ortofrutta, ma tutto anche l'indotto, cioè la parte di ricerca, la parte di wellness, la parte di fitness, eccetera. La cosa più rilevante, abbastanza incredibile, è che l'Italia, leader dell'ortofrutta internazionale, era la prima volta che partecipava con un padiglione nazionale a queste importanti esposizioni. E il Trentino ha svolto anche un ruolo molto importante, perché il Trentino ci ha fornito un meraviglioso padiglione. Un padiglione in legno, bellissimo, coibentato, ecosostenibile, ecocompatibile, veramente, che ha fatto l'ammirazione di tutti quanti. Si figuri che su un centinaio di padiglioni soltanto quattro sono stati scelti per rimanere nel parco naturale che sul posto dell'esposizione di Venlo verrà creato proprio come una specie di attrazione per bambini, per passeggiate, eccetera, perché la natura ritornerà allo stato pristino. Siamo a Transacqua, parliamo del presente. Certo. Il comparto dei fiori, la floricoltura, fa parte di un mondo agricolo importante per il nostro paese. Ecco perché diventa altrettanto importante promuoverlo non solo a livello nazionale, ma internazionale. L'Italia è grande produttore, è inutile che lo dica, è grande produttore di fiori e di piante decorative. Purtroppo non siamo altrettanto forti nella commercializzazione del prodotto e molti dei nostri fiori devono passare attraverso l'Olanda. È una cosa un po' paradossale, però comunque la cosa più interessante da dire è che noi ci dobbiamo riappropriare di un settore che è il nostro. Perché mi dica lei qual è il paese che può vantare un'ortofrutta, dei fiori, delle piante decorative altrettanto belle, gustose e appariscenti come l'Italia. Beh, è un'esperienza bellissima. Io sono vecchio di amministrazione da tanti anni, quando ero giovane, e attualmente sono a Sordevole. Facciamo un piccolo passo indietro. Ho detto in apertura che Sordevole e Savigliano ci hanno rappresentati quest'anno all'Entan Floral e noi in quell'occasione abbiamo seguito con le nostre telecamere la giuria internazionale. Nel rivedere alcune immagini e rivivere quelle emozioni, beh, parliamo delle esperienze che hanno vissuto i due comuni. Giulio Salivotti, assessore al comune di Sordevole, categoria villaggi, perciò piccolo comune ma tanti fiori. L'Entan Floral, l'esperienza che avete vissuto. Prima Comuni Fioriti, italiano chiaramente, e poi Europa. È un'esperienza importante, per noi è stata quasi vitale, perché come molti sanno il Biellese è una zona industriale da sempre che si sta deindustrializzando a causa della crisi. Molti comuni stanno scoprendo la vocazione turistica, Sordevole è uno di questi, ma certamente a confronto questi comuni trentini, di San Martino, Sud Tirolo, l'Austria, noi siamo ancora oggettivamente principianti, per cui partiamo da una base. Noi siamo molto contenti di aver fatto questo grande lavoro nel paese, perché ci ha obbligato a rivederci, a ripensarci, a confrontarci con altre realtà, a pensare in termini europei che non sono sempre i termini nostri italiani, in termini di sviluppo sostenibile.
Certamente noi siamo molto contenti di aver raggiunto il traguardo della medaglia d'argento, perché per noi che partiamo da pochi anni in questo sentiero è stato come un riconoscimento al nostro impegno e alla nostra fatica. Beh, ci avete creduto durante le giornate di presenza della giuria internazionale. Io ho dialogato con voi amministratori, il sindaco, ma anche con la popolazione, ed è stato sicuramente un credo comune. Sordevolo, non dimentichiamolo, è una località a più livelli. Sordevolo parte da 600 metri d'altezza, dove abbiamo costruito un villaggio diffuso per l'ospitalità, è un Eurovillage, quindi un albergo che si trova in 32 case vecchie ristrutturate con una reception in comune, per arrivare fino ai prati, limitare l'alpeggio fino ai 2500 metri, 2600 metri dal rifugio Coda, quindi c'è una possibilità anche di tempo libero, di pratica sportiva molto, molto estesa. Insomma, un'esperienza dai, che è andata bene, vi ha dato modo di crescere ulteriormente, si può consigliare? Ma certamente, vorrei solo dire ad esempio che a Sordevolo ci sono degli ottimi formaggi, più di così. Dai, dai, complimenti, bravi. Per le località superiori ai 20.000 abitanti, la rappresentante italiana del Town Floral quest'anno è stata Savigliano, che ricorderete, però è giusto che andiamo a rievocare quei momenti di presenza della giuria internazionale nella bella città della provincia di Cuneo. Sono con Claudio Cussa, che è assessore ai lavori pubblici, mi pare, e all'ambiente. Insomma, hai due assessorati abbastanza complicati. Vogliamo raccontare questa esperienza di Savigliano? Ma è stata un'esperienza indimenticabile, intanto perché ci ha fatto riflettere su tutta la città, perché non è solo comuni fioriti come si dice normalmente, ma è tutto quello che riguarda l'ambiente, la vivibilità di una città. E questa esperienza ci ha permesso di rivedere tutta la città, tutte le questioni, scoprendo alcune cose che magari non pensavamo di avere e altre che invece dovevamo migliorare. Ma la cosa che ci è rimasta più nel cuore di questa esperienza è il fatto che la città ci ha creduto in tutti i suoi aspetti, grazie all'industria che ci hanno sponsorizzato il tutto, ma grazie alle attività, diciamo così, di volontariato che ci hanno permesso di fare una gran bella figura nella premiazione a Venglo. Ricordiamo che la giuria va a vedere tanti particolari, le scuole, il rapporto con le scuole, per esempio, col verde. Certo, sull'educazione ambientale era uno dei punteggi più importanti, e noi abbiamo una grande tradizione nell'educazione ambientale nelle scuole. Siamo stati tra i primi comuni a partire con il pedibus, con il bicibus e anche con esperienze come gli orti, con i nonni che vanno a scuola a insegnare ai bambini queste vecchie tradizioni che devono rimanere sempre più attuali. E poi io con grande gioia ho scoperto un teatro meraviglioso, è una gipsoteca. Certo, sì, Savigliano ha un valore architettonico molto 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 elevato, dalla sua piazza, dalla piazza Santa Rosa che è eccezionale, dal teatro e da tutto quello che le amministrazioni di questi ultimi anni hanno cercato di recuperare, perché è stato uno sforzo notevole, grazie al contributo anche qua di tanti. Abbiamo messo di nuovo in funzione alcuni aspetti, la gipsoteca è uno di questi, dove si trovano dei gessi eccezionali che poi si rivedono nei monumenti di parecchie città italiane, ed è un gioiello da visitare, vi invitiamo. Nella rassegna dei comuni fioriti, tanti comuni del nord, ma anche i comuni del sud. Anche il sud inizia ad apprezzare, ad abbracciare il discorso dei comuni fioriti. Ce lo racconta Alessandro Falvo, che è il sindaco di Cicala in provincia di Catanzaro. Parliamo della bella Calabria. Sindaco, a te la parola, raccontaci in qualche secondo il tuo paese. Sì, allora io sono molto contento di essere riuscito a portare il mio paese a questa manifestazione nazionale insieme alla mia amministrazione e a tutti i volontari cittadini che ci aiutano a mantenere gli spazi pubblici, anche quelli privati, belli e fioriti, che sicuramente è un gran biglietto da visita per turisti e visitatori. Vedo che qui in questa terra Transacqua questa manifestazione ha portato un sacco di turisti e continua a portare. Si parla di 400.000 presenze annue, quindi non dico che Cicala potrà oggi o domani ospitarle, ma speriamo di creare un evento a misura, diciamo, di Cicala e della Calabria, della cui regione sono molto orgoglioso, perché non è quella che raccontano i telegiornali, perché la Calabria è Magna Grecia, la Calabria è cultura, storia, tradizione, saperi, sapori
e bellezza. E noi ne abbiamo portato un esemplare, la nostra bella Isabel Muraca, che si è classificata terza al concorso nazionale di Miss Comuni Fioriti 2012. Quando verrò a Cicala, che cosa mi offrirai? Tutti i prodotti dei nostri sponsor, quindi salumi, prodotti dell'agroindustria, i funghi, tutto quello che la Calabria di buona da offrire la offriamo, l'anduia, tutto quello che c'è. Noi abbiamo, come dicevo prima, anche l'ospitalità e quindi in questo è incluso anche il mangiare, il bere e il dormire, perché no? Intanto io voglio ringraziare Aspro per questa bellissima iniziativa. Noi come comune abbiamo aderito con tantissimo Mentre continuano le premiazioni del concorso Comuni Fioriti, noi ci regaliamo un angolo di Sicilia, perché abbiamo tre rappresentanti che hanno raggiunto il Trentino proprio dalla bella isola. Parto dalla signora per cavalleria. Lei mi deve dire da dove arriva, provincia, che cosa fa di bello per i fiori. Io vengo dalla provincia di Messina, da Sinagra in provincia di Messina, e cerco insieme all'amministrazione e ai cittadini soprattutto ad abbellire il paese. Lei è della Proloco? Sono la presidente della Proloco di Sinagra, sì. Dobbiamo far passare un messaggio forte e importante, che anche i comuni del sud possono essere splendidamente fioriti, se lavoriamo insieme. Sì, speriamo adesso, visto che siamo in tre quest'anno, di riuscire a coinvolgere anche gli altri. Vabbè, bisogna fare squadre tutti insieme, però anche un solo singolo che parte dall'input, poi gli altri magari ci lavorano insieme. Dico bene, brava, non mollare, eh? No. Mi raccomando. Sindaco di Custonaci. Sindaco di Custonaci, provincia di Trapani. Io sono fiero e orgoglioso di trovarmi qua, perché Custonaci sarà promosso il suo territorio attraverso i fiori ed è un gesto molto importante soprattutto per la Sicilia, perché ecco, essere attrattivi per i fiori è una cosa meravigliosa, dimostriamo sensibilità, rispetto per la natura, rispetto per l'uomo. Custonaci, come sapete benissimo, è il secondo bacino marmifero d'Europa. Ci stiamo rivolgendo a un'offerta turistica, questo ci aiuta moltissimo a promuoverci come offerta turistica. E poi ho visitato delle grotte con delle case stupende. Ci sono dei siti importanti, la riserva di Montecofono, la grotta Mangiapane, il nostro santuario, Città Mariana, Custonaci anche Città Mariana, quindi questo è, diciamo, un valore aggiunto alla nostra promozione, soprattutto per i fiori. Poi c'è un altro amico che arriva ancora dalla provincia di Messina. Da dove? Dalla provincia di Messina, da Terme Vigliatore. Terme Vigliatore è un paese termale, ha una tradizione di termalismo, ma anche di produzione di piante ornamentali di agrumi e di olivi. Abbiamo una tradizione florovivaistica che è molto, molto radicata nel territorio. Abbiamo oltre 150 aziende che esportano queste piante in tutta Europa. E anche a vocazione turistica, perché abbiamo un bellissimo affaccio sulle isole Eolie, e quindi la nostra partecipazione a questo concorso vuole in qualche modo anche smuovere da un punto di vista pubblicitario, promozionale, quello che è il nostro territorio, e dobbiamo dire che abbiamo avuto notevoli risultati, perché abbiamo avuto tantissimi articoli su varie testate giornalistiche che giustamente ci hanno portato lustro, ci hanno portato visibilità, è quello che è anche lo scopo di questo concorso, oltre che strettamente floreale. Signori cari, signora, in bocca al lupo, mi raccomando, anche se sia solo l'inizio, datevi da fare. Grazie. Grazie. Rimanete con AgriSapori. Marco Sitta, Feder Unacoma, la Federazione dei Costruttori, Federazione Nazionale delle Macchine Agricole. Un binomio che viaggia insieme, Feder Unacoma, Comuni Fioriti, perché da sempre seguite l'evento. Sì, è fin dall'inizio che, come prima Unacoma, ora Feder Unacoma, abbiamo dato il nostro sostegno all'iniziativa, e ci sono dei motivi di fondo. Noi, essendo i costruttori, ancora una volta ricordo, leader al mondo per quanto riguarda la qualità e la tipologia dei prodotti, abbiamo sempre ritenuto che il mondo dell'agricoltura, e in particolare in questo caso del florovivaismo e del garden, siano un elemento imprescindibile della nostra attività. Abbiamo quindi fin da subito voluto partecipare alle iniziative che loro mettono in piedi e dare a loro il nostro sostegno. Le amministrazioni locali, con tutta la manutenzione del verde pubblico, sono un consumatore finale che al nostro mondo interessa anche in modo particolare. Quindi su questa linea proseguiremo, e il binomio produttore-consumatore anche nella produzione industriale deve avere un senso e deve avere un proseguo all'infinito. A
A fine evento, a fine manifestazione, vengono distribuiti i cartelli con i fiori che devono essere posizionati all'ingresso dei vari comuni. Un fiore, due fiori, tre fiori, quattro fiori, abbiamo sentito anche i quattro fiori d'oro. Perciò un concorso, una grande famiglia che sta continuamente crescendo. Siamo stati a Transacqua nel Trentino Orientale perché quest'anno questa località ha ospitato la premiazione dei comuni fioriti italiani. Grazie all'Asprofol, alla redazione di AgriSapori, alla regia di Antonio Gavazza, e vi ricordo che anche questa puntata la potete rivedere su www.agrisapori.it. Io vi aspetto per i prossimi viaggi, le prossime avventure. Ciao!